Buongiorno ragazzi, questo sarà un video un pochino diverso perché stiamo programmando il lancio di Kaizen, quindi spero vi piaccia, sarà un pochino più tranquillo del solito. Let's get it. E allora vi faccio vedere un attimo il setup. Praticamente volevamo creare con Sammy una sorta di studio per fare le cose per bene. Quindi qua dietro da Amazon mi sono preso praticamente questo set fotografico. Veniva già incluso lo stand per il backdrop, c'erano inclusi due luci, in realtà ce ne stanno altri due ma non c'è spazio abbastanza. E qua è dove mi sto sedendo io per fare, diciamo, qualche clip promozionale. E vi ricordo, se volete partecipare al lancio, mi raccomando, andate adesso sul sito www.kaizenatletica.com oppure su Instagram, dove vi sto dando tutte le informazioni. Non penso che lo dirò più, quindi se siete interessati. E questo è praticamente il packaging, quindi non solo abbiamo dovuto creare il prodotto in sé, per il primo drop facciamo questa Kaizen Drop Shoulder Shirt, che veste un tantino oversize, che va molto di moda, diciamo, in questo momento. Ve lo prometto che quest'estate tutti saranno in drop shoulder oversize. Ma in più, per fare una bella esperienza, diciamo, di tutto il processo, io sono alla fine un ingegnere, quindi ho deciso di applicare un pochino le mie conoscenze anche di produzione. Quindi qua ci siamo fatti non solo la maglietta completamente personalizzata, come vedete qua con il logo Kaizen e poi Designed in Italy, non solo per la maglietta ma anche proprio per quanto riguarda tutto il packaging. Quindi qua abbiamo il nostro logo Spearhead, Change for the Better, che è il motto, miglioramento continuo, proprio secondo la filosofia Kaizen, diventa un atleta. Quindi la maglietta verrà all'interno di questo. E poi il polymailer, che è quello che praticamente va alle poste, sarà questo qua, bianco. Quindi questo è, diciamo, il design del packaging. Io penso sia veramente un sacco clean. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. No? Aspetta, volevo provare ad appoggiare qua, che non mi desembi da un sacco di tempo. Ci sta motivo, guarda che brutto. Si sta facendo il pranzo. Yes, pranzino. Volevo dire, insomma, oggi che abbiamo fatto per casa, abbiamo filmato un promozionale. Oggi abbiamo fatto un promozionale, 5 domande su tutto quello che dovete sapere riguardo di Kaizen, sì. E poi ieri e negli scorsi giorni abbiamo pure fatto un video molto figo, promozionale anche quello. Non so se è uscito ancora. No, non penso ancora, però diciamo che ce la stiamo mettendo tutta, no? Sì, veramente. E speriamo che sia veramente un buon drop. Cioè, alla fine non abbiamo idea di come possa andare, perché non sappiamo le quantità. Già lo sappiamo. No, però le quantità sono abbastanza limitate. Mi chiedo proprio veramente cosa succederà. Quindi, boh, vediamo. Comunque, appunto, se voi lasciate l'email sul sito, vedete il countdown, lì avrete accesso prioritario 12 ore prima del lancio ufficiale, che è il 27. Sì. Quindi, se volete essere sicuri, io vi consiglio di andare sull'email. Fatelo, perché la gente che è iscritta sulla newsletter è molto minore a quella che sta sui social di Giulio Ramazio, Muscoli a Vita e roba varia. Quindi, veramente, poi rischia che il giorno ufficiale, quando esce, non sarà più disponibile. Quindi vi consiglio, ecco, di andare sul sito. E magari invece non ci sarà bisogno. Secondo me ci sarà tanto bisogno. Vabbè, questo era l'update con Sammy. Ciao. Continuiamo. Finito di filmare, fare gli shoot. Sto qua, mi sto allenando, che fra tipo mezz'oretta Sammy ha invitato un po' di gente a casa e faremo un piccolo ritrovo là. Conosciamo un po' di gente nuova a Barcellona. Io intanto mi sto allenando. C'ho un allenamento breve, un piccolo test, 4 esercizi. Let's go. Ci siamo ragazzi, post allenamento, mi sto facendo piccolo pasto post workout del tonno, sto facendo abbastanza spesso devo dire, di solito con riso ma non c'era più riso, tonno, e poi ci aggiungo della passata al pomodoro, insomma è buonissima, ce n'è una tipo di una marca spagnola che è veramente una bomba, se no in Italia mi piaceva molto la Mutti, e poi qua c'ho 50 grammi di questo pane libanese, veramente poche calorie però tante proteine. Ma quando arrivano? Great party, man! Comunque ragazzi, volevo farvi vedere un pochino l'outfit attuale. La cosa figa secondo me della maglietta è che abbiamo provato a fare qualcosa che si possa indossare sia in palestra, prima che dovete, che ne so, prendere un pump, se volete allenarvi potete, proprio perché è elastene e non solamente cotone, quindi comunque è un tessuto comodo, abbastanza più aderente, molto più durabile e fatto proprio alla fine per la performance, per lo sport. Però il cut è anche che potete appunto metterla con i jeans normalmente, non so se si riesce a vedere qua, e diciamo guardate di lato, cioè ci sta proprio un bel fit, tipo un po' boxy fit, non lo so, a me devo dire piace un sacco anche per uscire e per la palestra, quindi è proprio la maglietta che volevamo fare, una maglietta che alla fine possiamo mettere abbastanza quando vogliamo, d'estate,
se stiamo a casa e vogliamo stare comodi, se vogliamo fare la palestra, se vogliamo uscire al bar e farsi un aperitivo con gli amici, è veramente la maglietta, secondo me, perfetta per tutto. Porto fuori il terrazzo with me. Guardate che bello, ragazzi. Ogni volta che vengo qua e vedo questa magia, dico wow. Eccoci qua. Non so che dirvi, ragazzi. Praticamente ho pensato di lasciare questa clip molto più raw. E boh, volevo spiegarvi un attimino magari le mie giornate come sono. Non so, molti di voi penso che stiano facendo gli esami, ma per me, da quando siamo tornati da Dubai, ovviamente io ho la famiglia qua, quindi è stato bellissimo stare con i miei e con mia sorella. E poi, dato che Sammy si è preso questo posto, l'abbiamo preso alla fine apposta perché c'è la terrazza, e io prima di tornare da Dubai ero sicuro che le palestre non sarebbero ancora state aperte qua in Spagna, e quindi proattivamente ho ordinato questo prima che fosse tutto sold out. L'ho preso da Tech Take, ma poi adesso è tutto sold out. Io meno male l'ho preso, e appena abbiamo trovato una casa per Sammy che ci avesse un po' un terrazzino, abbiamo detto boom, lo prendiamo, lo facciamo. Quindi io probabilmente sto a casa con i miei, che è bello, sto un po' di tempo in famiglia dopo 3 mesi, ma poi ogni giorno vengo qua. Questo l'abbiamo trasformato in una sorta di ufficio, tra virgolette, muscoli a vita e Kaizen, quindi possiamo lavorare qua e facciamo anche appunto il photoshoot come vi abbiamo fatto vedere, e ci possiamo pure allenare. Quindi ovviamente le mie giornate sono divise da casa e poi arrivo qua, e quando arrivo qua, boom, parte la produttività, parte le cose per Kaizen. E non lo so, è stato bello, è tipo la prima volta che mi sento di avere questi spazi diversi, mi fa veramente pensare un sacco che magari dovrei aprire qualcosa di fisico mio, perché alla fine tutto quello che faccio è molto virtuale. E non lo so, stabilire qualcosa che magari voi ragazzi potete venire a trovare, non lo so, secondo me sarebbe una bella cosa, non lo so, sia per voi per venire a trovare noi, che per noi per avere un posto tra virgolette nostro, Kaizen Muscoli a Vita. Ma non parliamo troppo presto, vediamo come va il lancio e poi vedremo. Comunque vi provo a far vedere il fit, che secondo me veramente, ragazzi, è stupendo. Alla fine questo è come sta con i jeans. Questa è di lato e anche da dietro, così non è troppo lunga, non vi copre tutto il sederino. Secondo me è veramente, abbiamo fatto la maglietta che avrei sempre voluto io, con diciamo un meaning che è ancora più grosso, quindi speriamo bene, dai. Vi mostro la cena. Purtroppo Sammy ha poco in casa, ma noi siamo abbastanza così, prendiamo l'essenziale che ci serve per seguire una dieta decente. Comunque, riso basmati, sbattono il microonde, ci metto un minuto. Sì, lo so, la plastica. Sarebbe bello trovarne uno senza così tanta plastica, però we do with what we have. Poi tonno in scatola, sott'olio, io l'avrei preso sotto acqua così che riducevamo il grasso, però Sammy vuole i grassi, quindi c'è questo qua. Diciamo che questo lo scolo così butto fuori tutto l'olio. Poi ci vado ad aggiungere sopra un pochino di parmigiano reggiano. E regà, vi prometto che è buonissimo, riso, tonno e parmigiano, oppure riso, fesa di tacchina e parmigiano, una bomba. Ed eccoci ragazzi, questo è il pasto, veramente una bomba, ve lo straconsiglio. Tonno, riso, parmigiano, è semplicissimo, rapidissimo e strabuono. Ragazzi, io sono appena tornato a casa, questo è il terzo giorno del vlog. Aspetta che vi metto un attimino qua, così che vi posso parlare un pochino. Più o meno ci stiamo. E quello che volevo parlare in quest'ultima porzione del video, se state qua vi ringrazio di cuore, è semplicemente il fatto che, ad esempio, io inizio il vlog, inizio la mattina e mi dico va bene, faccio il vlog di oggi e lo finisco tutto. Invece ogni giornata è tipo, o ci stanno cose da fare col lavoro, col coaching online, con Kaizen adesso che è letteralmente la settimana di lancio, di conseguenza stiamo facendo appunto contenuti promozionali, video, foto. Mi sembra poco, però ci mette veramente un sacco di tempo a fare. Magari un video ci puoi mettere per un video di 30 secondi anche tipo 2-3 giorni di shooting, perché vuoi fare le scene perfette. Poi comunque né io né Simon siamo professionisti, quindi impariamo guardando anche noi altri video su YouTube, vedendo come fare le cose. Per ora è così perché siamo, è comunque una cosa piccola, non abbiamo un budget enorme e ci piace fare le cose a noi per ora. Secondo me si deve fare così. Quando sei comunque una startup o inizi dal basso, dovresti provare a fare più cose possibili te stesso, sia per tenere la tua impronta, ma anche proprio per tenere i costi più bassi e vedere, no? Si inizia da piccoli e secondo me ogni step si può crescere su una cosa che facciamo. E volevo parlare del fatto di energia, che magari è un concetto che può aiutare molti di voi se
in questo periodo avete gli esami, col lavoro, con la palestra, è difficile combaciare tutto. Bisogna pensare che ognuno di noi ha un po' di energia e questa energia è abbastanza fissa, no? Energia può essere tempo, può essere proprio come appunto vista come tempo, quindi come ore, ma anche energia proprio a una certa, io dopo che lavoro 6-7 ore non ci sto più con la produttività, con la testa. È molto simile magari per chi ha gli esami. E quindi quello che volevo dire è semplicemente che noi abbiamo, diciamo, dell'energia limitata e dobbiamo scegliere le nostre priorità e i progetti a cui dare quella energia, giusto? Se noi abbiamo 100 e abbiamo 5 progetti, possiamo dividere questa energia equamente se i 5 progetti hanno lo stesso grado di priorità. Però se invece una cosa è più prioritaria di un'altra, ad esempio il lancio di Kaizen che dobbiamo far partire entro il 27, dobbiamo creare tutte queste cose di marketing e altro, quello è chiaramente una priorità più alta che ad esempio mettere video su YouTube ogni singolo giorno. E ci staranno queste fasi, diciamo, e me lo devo anche solo ricordare perché io vorrei stare molto più su YouTube, vorrei filmare tantissimo, voglio portare la mia giornata, però avendo appunto un'energia limitata devo dare priorità a delle cose che magari YouTube viene, non dico in secondo piano, ma che non ha la stessa priorità. Io ho dei clienti, devo essere sicuro di fornire un ottimo servizio, quindi per me quella è una priorità altissima. Se io ho 10 ore e 8 ore devo stare a seguire i miei clienti, quella è una cosa, una priorità. Io lo voglio fare e lo devo fare perché hanno pagato un servizio. YouTube viene un attimino dopo, ok? Quindi solamente per quello vi voglio far capire che anche voi, se state facendo gli esami, avete difficoltà con il giostrare magari esami, palestra, lavoro, stress, relazioni, dovete fare praticamente una lista delle vostre priorità. Per me l'allenamento è una priorità, è un'ora della mia giornata che io prendo e metto a disposizione dell'allenamento. Qualsiasi cosa succede nella giornata, io prendo quell'ora perché non è variabile, è tipo fissa, è una cosa che io devo fare ogni singolo giorno. E sono sicuro che potrei fare la stessa cosa anche con YouTube, ma ho energia limitata, di conseguenza tipo quando faccio la lista devo essere sicuro, ok, adesso mi focalizzo più su questo e magari in altre più avanti, magari la mia intenzione è tipo da settembre veramente partire con contenuto pazzesco su YouTube, non vedo l'ora, e lì metterci il 100% del focus, 100% dell'energia per poter fare le cose. E non lo so, volevo solo, magari può risonare con alcuni di voi, potete prendere qualche spunto. Abbiamo energia limitata, abbiamo tempo limitato, facciamo una lista delle nostre priorità e rispettiamo questa lista sempre, così che siamo sicuri di non perderci, non buttare via energia in fare delle cose che alla fine non sono prioritarie, non perdere tempo. Se la dieta e l'allenamento è molto importante per voi, come lo è per me, deve rientrare in alto su questa lista delle priorità, ok? Questo è tutto per il video di oggi, io spero che vi sia piaciuto, se siete ancora qua vi ringrazio tantissimo, se vi ho aiutato, vi ho ispirato, i video che metto fuori vi hanno aiutato in qualsiasi modo, io vi chiedo, se volete supportare, di andare su kaizenatletico.com e di mettere la vostra email così che sarete appunto i primi a sapere e avere accesso prioritario al lancio. Se vi ho aiutato in qualsiasi modo in questo ultimo periodo, in questi anni, vi veramente sarei strafelice se potete fare supportare Kaizen e fare un acquisto se vi va. Detto questo, vi ringrazio di cuore e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!